Ciao ragazzi, sono Gastel ed è tornato il Barocchitier, anzi è l'ultima volta prima del Tennocon di quest'anno, quindi mi raccomando, vedete di farci un salto. Il Baro, per chi non lo sapesse, è il mercante del Void che porta ogni due settimane all'interno del gioco merci rare o praticamente introvabili all'interno di Warframe. Per acquistarla avremo bisogno di crediti e di ducati che otteniamo scambiando i componenti Prime all'interno delle stazioni. Ogni volta che arriva porta qualcosa di nuovo, questa volta ha portato cappuccio operatore trasmutatore. Si tratta di un'estetica per la testa dell'operatore, chiaramente. Non saprei, a me non convince troppo, ma ovviamente si tratta di estetiche, quindi qua entra pienamente in gioco il gusto personale di ognuno di voi. Quindi se vi ispira, se vi piace, acquistatela tranquillamente. Non ho ben chiaro, visto che si tratta di un cappuccio, tecnicamente potrebbe esserci anche una versione aperta di questa maschera, non so immaginare come sia, l'acquisterò, lo proverò, vedrò se c'è modo di renderla piacevole per i miei standard. Oltre a questo abbiamo Prisma Shade, versione Prisma dello Shade. Ora, sfortunatamente lo Shade non è più un pet così prioritario. Certo, gioca sulla furtività, che è un argomento molto importante all'interno di Warframe, ma lo fa in un modo un po' macchinoso e quindi fondamentalmente stiamo parlando di punti maestria per il Prisma Shade e per la sua arma. Quindi assolutamente da prendere se non ce l'avete, perché è un bel boost di punti per la vostra maestria, ma niente di più. Per quanto riguarda le mod, Primed Heated Charge, 165% di danno da fuoco per le pistole. Ottima mod, non sono sicurissimo di dirvi un must have, ma comunque parecchio alto nella graduatoria delle mod da avere, anche perché va a buffare il danno del 90% per le pistole, ed è l'unica che lo fa. Inoltre il danno da fuoco è sempre un vantaggio, in quanto va a ridurre l'armatura, probabilmente è una prima scelta, anche se questo sorteggio ha come prima scelta Primed Continuity. Questa è l'unica mod che dovete assolutamente acquistare. 55% di durata in più sui vostri Warframe è un vantaggio. È una delle due mod Primed per i Warframe che veramente la fanno da padrona all'interno del gioco. Anzi, di Primed Continuity, se avete modo, acquistatene due, perché ha sempre un valore all'interno del marchio. Shell Shock, 60% di danno elettrico, 60% di probabilità di effetto per i fucili a pompa. La troviamo in gioco? Sì, però è veramente, veramente complessa da trovare. Quindi se avete 300 ducati e 150.000 crediti, molto più facile acquistarla dal baro. Allo stesso modo Tempo Royale. È uno stile per la lama pesante che possiamo trovare in gioco, ma è veramente, veramente complesso e noioso grindare le missioni che servono. Quindi, decisamente meglio, anche in questo caso, acquistarla dal baro. Le armi questa volta non sono troppo interessanti. Abbiamo una prova Vandal, che fondamentalmente sono punti maestria, perché nonostante tutto il prova non è un'arma così sconvolgente ed efficace. Certo, ha un'ottima probabilità di effetto, ha un danno elettrico, magari potrebbe entrare in buona sinergia con Gyre, ma ci sono soluzioni migliori. Quindi fondamentalmente punti maestria. E allo stesso modo il Quanta Vandal, in primo luogo perché è un'arma veramente particolare da utilizzare. Il Quanta non è un'arma per tutti, è molto strana e molto particolare ancora una volta. In più la versione Vandal potrebbe non essere la migliore, ne esistono altre che potrebbero darci più soddisfazione. Anche se, come sempre, se non ce l'avete, prendetela per punti maestria. Oltre a questo, abbiamo a disposizione varie estetiche e decorazioni. Tra queste è da sottolineare l'intero set Edo, che nel caso in cui vi piaccia come stile, lo stile samurai è sicuramente una buona scelta. Abbiamo a disposizione una skin per il Quanta, quindi acquistandolo abbiamo anche la possibilità di prenderci una skin correlata, se proprio ci piace. E abbiamo decorazione caccia, vignette Empyrean, insomma un po' di quello che era già uscito in precedenza per costruire la nostra scena di combattimento all'interno di Warframe. Oltre a questo, come sempre, schema delle sabbie di Naros con cui possiamo ottenere tutti i componenti di Naros non Prime e, se veniamo con i Naros Prime, missione speciale di difesa del Baro che ci darà accesso a estetiche e decorazioni, ovviamente a tema ai Naros. Per quanto riguarda i nostri amici da console, invece, quindi PlayStation, Xbox e Switch, la nuova elemento portato dal Baro è Weaver Fighter Decoration, quindi ancora una volta un elemento decorativo che possiamo inserire all'interno della vignetta Empyrean
o dove ci pare, per poter costruire questo scenario di assalto stile Railjack Grenier. Oltre a questo abbiamo a disposizione la mod Primed Quick Draw, velocità di ricarica per le pistole. Come dico sempre, sono mod molto interessanti e efficaci su certe armi, ma non sono sicuramente mainstream per tutte, perché vuol dire sacrificare uno slot di mod per migliorare, in questo caso, la velocità di ricarica. Potrebbe non essere la scelta migliore. Allo stesso modo, Primed Tactical Pump aumenta la velocità di ricarica per i fucili a pompa. Stesso identico discorso, non sono una primissima priorità, forse addirittura una seconda o terza scelta da prendere se proprio avete già preso tutto. Primed Fulmination, al contrario, un'ottima mod, molto interessante, aumenta il raggio di esplosione delle pistole, ottima ad esempio sull'Epitaph, per dirne una, la prima che mi viene in mente, quindi questa può essere un buon acquisto, anche se una priorità 2, sicuramente non una priorità 1. E infine Combo Killer. Sono mod molto particolari, funzionano per quei giocatori che apprezzano lo stile glaive pistola. Personalmente non lo apprezzo, lo trovo piuttosto scomodo, specialmente in questo momento all'interno del gioco. Ma se vi piace questo stile, resta un'ottima scelta. Per quanto riguarda le armi, Prisma Gracata. Prisma Gracata, ovviamente versione Prisma del Gracata, ha il suo interesse ai giorni d'oggi, ma fondamentalmente resta punti maestria. Molto divertente se volete svuotare i caricatori in un istante, il tipo di arma che state cercando, a parte questo non saprei. Altri drop gustosi, Reliquia Neo O1 ci darà accesso a una forma, come tante altre reliquie in gioco, ma ci darà accesso a schema e sistemi di Volt Prime, schema delle AK Lex e alcuni componenti dell'Odonata. Quindi, se vi manca qualcuno di questi elementi, è il momento giusto per acquistare la reliquia e cercare di ottenere quanto più possibile. Abbiamo poi i 3 giorni di booster di affinità, un investimento in termini di ducati abbastanza oneroso, qua parliamo di 450 ducati, ma che può essere una buona idea. Ovviamente considerate sempre il tempo giusto in cui farlo partire, perché dal momento dell'acquisto questo booster di affinità si attiva, quindi siate attenti. Infine decorazioni, estetiche, l'intero set Tenno-Kai, molto molto bello, anche questo abbastanza stile samurai, quindi abbiamo un'affinità tra i drop per il PC e i drop per le console. E come sempre, schema delle sabbie di Naros e missione di difesa se andate con i Naros Prime. Questo era quanto per ciò che riguarda il drop prima del Tennocon del nostro caro Baro Kitir. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato informazioni utili e interessanti. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. E come ogni martedì, ci vediamo live alle 9:30 su Twitch. Ciao!